Bentornati. In questa pillola etnobotanica voglio mostrarvi una serie di piante che appartengono tutte quante alla famiglia delle euforbiacee e anche al genere euforbia. Ho notato che molti di voi ancora devono chiarirsi le idee a riguardo, eppure esiste un sistema empirico per accorgersi che si tratta proprio di una euforbia. Il sistema empirico è quello di spezzare lo stelo o anche qualche fogliolina e vedere se emette il classico lattice bianco oppure no. Se lo emette, se produce questo lattice bianco, è un'euforbia e tra l'altro quel lattice è caustico, irritante per la pelle, anche se la tradizione popolare lo ha sempre adoperato per distruggere le verruche, quelle che in Toscana, lo sapete, vengono chiamate più comunemente i porri. Ebbene, quella che state osservando è una euforbia helioscopia, naturalmente appartenente alla famiglia delle euforbiacee. Allora, helioscopia, da Helios, il dio del sole, quello del carro, la luce del sole, e scopia, scopie, guardare, cercare, osservare, pensate a microscopio, telescopio, oppure scoperta, o in inglese scoop, qualcosa che significa cercare, orientarsi, indirizzarsi. E allora questa pianta che guarda sempre il sole, elioscopia, va a cercare l'astro solare. Questa era l'euforbia elioscopia delle euforbiacee. Erba cipressina, euforbia ciparissias delle euforbiacee, chiamata cipressina per questo fogliame fitto che potrebbe ricordare in effetti anche l'albero, il cipresso. Anche questa pianta emette lattice irritante della pelle, ma che distrugge le verruche. Questa invece è una euforbia amygdaloides, sempre delle euforbiacee. Euforbia caracias, sempre delle euforbiacee,